Ok ragazzi, stavo editando questo video che adesso vedrete, ovvero il primo episodio di Geocaching. Il video sarebbe stato bello, solo che ho perso tutta la prima parte. In che senso ho perso tutta la prima parte? Ho perso tutta la prima parte nel senso che dal momento in cui io vado a prendere Riccardo e troviamo il primo geocaching. Non c'è niente, cioè l'ho persa tutta. Abbiamo cercato tre geocaching e ho perso la parte da cui andiamo a prendere Riccardo a casa sua per portarla a fare geocaching fino ad aver trovato il primo. Fin lì ho perso tutto. Perché? Perché passandomi i video col Bluetooth. Io controllo sempre che ci siano, e infatti c'era. Oggi sono andato per montarlo e non c'era più. Ho cercato anche dal telefono di salvarlo in tutti i modi, ma ormai non c'era più niente da fare. È andato perso. Quindi, ragazzi, cosa devo dirvi? Purtroppo è andata così. Saremmo più fortunati in altri video. Per fortuna ho perso solo quella parte lì. Anche se era molto bella quella parte lì, mi dispiace perché l'avevamo trovato subito, ragazzi, subito, proprio appena arrivati, subito l'abbiamo trovato, subito. Vabbè, vi lascio al video, sperando che vi piaccia lo stesso. Se non capirete da quando andiamo a prendere Riccardo e quando c'è il primo geocaching, è normale perché vi ho già detto che ho perso la prima parte. E niente, buona visione. Ciao a tutti, ragazzi, sono io Tommaso e faccio parte dei migliori dei migliori. Oggi siamo in un nuovo video, ma oggi non andremo a esplorare i luoghi abbandonati, non vi farò un tutorial su YouTube e non vi racconterò una cosa assurda che è successa nella mia vita. Ma oggi siamo qui con un nuovo format che, se vi piace, facciamo che se arriviamo a 10 like vi porto all'episodio 2. Allora, questo nuovo format si chiama Geocaching. Il gioco è un gioco, pratica nelle tue zone ti dice dove ci sono dei tesori nascosti, cioè in pratica ci sono delle scatole con dentro, vabbè, puoi metterci dentro qualsiasi cosa e in pratica questo oggetto viene nascosto e intorno alle tue zone scaricando l'app ti viene fuori questo tesoro e in base alle coordinate te devi andare a cercare dove si trova questo oggetto, in cui dentro c'è un bigliettino che tu devi firmare per dire guarda io l'ho trovato, io sono ta 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 ta. E niente, questo è il primo episodio. Adesso che vi ho spiegato cos'è geocaching, direi di andarlo a provare. Verrà anche Riccardo e la cosa bella è che molto probabilmente andremo dentro un bunker, quindi ce ne saranno da vedere di tutti, ma tutti, tutti i colori. Quindi niente, ci vediamo dopo. Ed ecco qua Tommaso. Ciao, eccoci qua. Almeno Quanti ne uno. abbiamo? Oggi ne abbiamo 23. Mariano, scrivo io, Tommaso e Sì, Riccardo. sì. Sì. I migliori dei migliori Tommaso su YouTube. e Riccardo. Sta con la torcia tanto. Ok. Adesso andiamo all'altro che però è un po' più in mezzo al bosco. Questo è la data di oggi? 23 ancora. 2022. 23.08.2023. Abbiamo trovato Tommaso, siamo stati Subito. fortunatissimi. Ragazzi, abbiamo firmato, ecco, aspettate che si vede male, ecco qua, Abbiamo Mariano, firmato. Tommaso e Riccardo, sì, l'avete visto, Ok, rimettiamo tutto al suo posto. mettiamo tutto al suo posto, noi siamo onesti, mettiamo tutto al Mettiamo suo tutto via. posto, Tieni un attimo il telefono. e qua cosa c'è? Ma niente, sembra, chissà cosa ci sarà Ma qua che sta a dentro, metterla sta roba qua del geocaching? Che sta a no, fare? dopo ci Allora. guarderemo. Madonna, che fortuna, proprio Subito. nel colpo, cioè. Comunque questa è un... Quanto è sta roba qua però? Sì, comunque è un... Comunque Mettiamola appena dentro. di solito in alcuni dovrebbe esserci anche proprio qualcosa di solito. Ok, Dovrebbe esserci un riposizioniamo il geocaching. tesoro. Geocaching. Va Lì bene? dentro.
un po' più era un po' più sporgente. Era un po' più così, era. Sì, va bene, dai, si vede, si okay. vede. Ok. Andiamo alla ricerca degli altri, basta seguire le indicazioni delle. Sono le piante degli asparagi. Vabbè. Ma secondo me era qua, Era là, su quel sentiero là. Dai Riccardo, fa strada. Vabbè, quella torcia. Ma quella torcia, caghecciaro. Vabbè, raga, ragazzi, noi. Avete visto qua? Questi qua sono costruzioni. Li ha costruiti tedeschi, perché i tedeschi. Della guerra. Per la guerra, esatto. 210 che permetteva centimetri. La difesa ravvicinata con la mitragliatrice sia con il mortaio, trasformandosi quindi in un bunker attivo, ma è stato anche usato per l'osservazione e l'illuminazione, bunker passivo. Praticamente, qua avevano costruito una linea di bunker. Che quando arrivavano gli alleati, gli americani da sud, no? Che volevano conquistare il nord, loro li bloccavano qua ed erano protetti da sta roba qua. Ci saranno stati degli infuriati da dove sparavano anche, sicuramente. Ma sì, sì, ci sarà un posto dove sparavano. Giù. Andiamo a capire sopra il tetto, che poi anche da su. Sì, andiamo. Facciamo l'immagine di copertina lì. Però ha detto che si va su. Veramente sparavano anche da questi bocchettoni qua. Sì, ma chi ti ha detto che si va su? Vabbè ragazzi, ci vediamo tra poco. Ok, raga. Il sentiero, possiamo prenderlo anche qua forse? Sì, allora dai, andiamo. Fate strada voi. Ok, raga. Il prossimo dovete trovarlo voi. Perché questo chi l'ha trovato? Lo indovina subito. Sì, ma chi è che ha trovato il bigliettino? Sì, ma cerca l'altro che dobbiamo avere l'indizio almeno. Chi è che ha il telefono tuo? Ma dai, c'è solo l'indica. Eccolo là! Ho trovato forse quella lei la cartina dove ti spiega. Questo è qua. Questo qua. E dobbiamo fare questo. Quindi di qua. Facciamo tutto il giro completo nel bosco. Esatto. Sì. Andiamo. Vero caduto, raga. No. No, è caduto da solo con qualche tempesta. Ma che bello passaggio qua. Lì era proprio da fare l'immagine di copertina lì, Di qua andiamo. Sì, proprio immagine di copertina. Di qua, giusto? No, sì, dopo passiamo ancora. Ecco qua l'altro bunker. Queste sono delle panchine. Papà, è questo, mi sa. C'è sta roba. Non so. No. Come è fatto questo qua? Si entra anche. Devo fare. Oh, Urbex. Urbex bunker. Dai, cercate l'indizio. Giochè. Sì, ma dammi l'indizio però. È lo stesso. Lo stesso. Beh, Riccardo, cerca. È uguale. Cerca il tesoro. Nel primo dopoguerra nel primo dopoguerra nel bunker ci vivevano 17 famiglie. Si vede da sopra lì. Aspetta. Potrebbe essere lì dentro. Aspetta. Perché? Vai Tommaso. Perché mi sembra. Bravo. Che essere lì, no? Secondo me. Si vede qualcosa? Si vede niente. Si vede niente? Cioè, è un pozzo questo. È un pozzo. È un pozzo, è un bunker. Sì, no, è un pozzo. È un bunker, c'è scritto. È un pozzo lì dentro. Usato per l'osservazione e l'illuminazione. Non era utilizzato per il ricovero di truppe, ma qua sicuramente dotato di apparecchiatura di avvistamento e strumenti ottici. Qua ci sono delle scale, però. Dai, Tommaso, vai. Aia. C'è la porta, Al lucchetto. Perché hanno tutte ste robe verdi davanti? Ma anche l'altro. Forse vorranno fare un po' di verde. No, fanno far vedere. E io voglio far vedere cosa c'è dentro, però. Non capisco. Si entra? Sì, si vede qualcosa, un pochettino. Sì, un bunker. Ma è chiuso col lucchetto? Sì, è chiuso. Sì, è chiuso. Anche qua. Dov'è che è comodo? Non so. Allora, l'indizio è nel primo dopoguerra nel bunker vivevano 17 famiglie.
Forse sono 17 passi. Da qua 17 passi. Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E sarà là. Facciamo il giro di tutta la struttura. Passo di qua. Ricky, cosa ne pensi? Senti, siamo un po' incastrati. Adesso dall'altra parte e guarda a destra, giù a destra. Vieni, Ricky. Tommaso, il primo è stato facilissimo, questo mi fa un po' più... È un po' più difficile. Che tiro più difficile, ma lo dicevano nel geocaching. Lo dicevano che era un po' più difficile. Sicuramente qualcuno l'ha trovato, sai. Penso proprio che qualcuno l'abbia trovato. Non posso essere giocattivo. È un po' più difficile. Arriviamo. Da qua, Ricky, facciamo. Allora. Facciamo da qua. Tutte ste spine. Ma è piena di spine. Ricky, sta attento. Aia. Sta attento a non pungerti, maledetto, sta roba. Sei? C'è niente? No. Allora, facciamo così. Chi è che ha il telefono? Oddio. Ricky, vieni per qua. Ai 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 ai. Ecco. Vieni, Ricky. Dai, chi è che ha il telefono? Tieni. Tieni. Cosa fai? No, no, me lo passi dopo. Aia, sono nel... Tommaso, nella mappa dove dice geocaching? Non lo so, aspetta che ci sono le zanzare, mi stanno mangiando. Allora. Bisognerebbe anche capire. Da scoprire. Aia. Difficoltà come l'altro. Dimensione piccolo. Piccolo. E hanno 17 famiglie. Piccolo, dice. Piccolo. Tieni questo fuori. Piccolo non è proprio. Tieni anche questo, per favore. Dammi. Il tuo telefono? Sì. Vuoi anche quello di tuo papà? No, niente. No, è piccolo. Ah, perché l'altro comunque è piccolo, papà. Piccolo, non micro. Per me è qui sotto quelle pietre lì, però. Ah. Sta attento anche lì, si va giù. Questo? È questo? Papà, qua c'è una scatola però. Qua. Guarda. Questa. No, non può essere quella. Che non sia dentro, sotto. No, c'è niente. Non c'è niente. Sarebbe anche il foglio del mare. Ricky, trovate niente? No, sto provando a gironzolare qua. Tu aspetta che ti do la GoPro, aspetta. A me? Sì.
Torichi. Torichi. La GoPro è accesa? Sì, 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 sì. Raga, scendo. Aia, 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 aia. È normale che dopo un po' si spenga? Come si spenga? Sì, il telefono, sì, sì, sì. No, la GoPro. Sì. Sì, ah, attiva, attiva, attiva. Si spegne? Sì, come si quella di mio papà. Non so dove andare a cercare. Lì ci avete guardato. C'è un ciclista, attenzione. Papà. Ciao. Ciclista, puntava da qua. Vabbè, ma avrà fatto un giro una appunto a prendere il jockeying. Siamo là. Attenzione a non calpestarlo scendendo le scale. Oh mamma. Sarà sotto un gradino. Sì. Avanti. E noi non ce ne siamo accorti. Ma come si fa a trovarlo qua? Stavo, qua c'è tanta. Aspetta che troviamo un bastone per spostare la vegetazione. Aspetta per me. Aspetta che trovi un ramo qualcosa. In effetti. Ricky, forse l'ho trovato. C'è una roba rossa lì. Ma non si alza, è nel terreno proprio piantato. E il bello è che io all'inizio l'avevo visto, però ho detto non mi pare impossibile. Hai trovato? No. Vai a calpestarlo. Quindi vuol dire che è sotto uno scalino, no? Che c'era sotto qua? O qua o lì, guarda, ci sono tutti scalini. Ci sono tutti scalini, eh. Ma quel coso lì arancione. Mi si è interrotto il video. Quel pezzettino lì arancione. Ricky, continua a registrare perché mi si è spento il telefono. Sì, lo sto. Lo sto registrando io. Eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo! Ho trovato! È questo? Ma c'è il no, ci deve essere. Sì, sì, è questo, è questo, è questo. Dentro c'è. Ricky, guardalo. C'è là. Sì, eccolo lì. Bravo Tomas. Bravo Tomas, dov'era? Per terra, lì. Eccoci qua, questo wow. È il bigliettino. Bravo Tomas. Ma cosa dove c'è era dentro? Lì per terra era. Ricky, inquadra, inquadra. Qua, qua, qua era. Ragazzi. Oh, scusa. Ragazzi, era lì. Era qua. C'è la penna? In questa zona. No. Non c'è la penna? No. E allora come hanno fatto gli altri? Se la sono portata. Infatti c'era scritto di portarsela. Adesso andiamo in un altro posto che è qua vicino. Metta il bref. Vabbè, dai. Allora, i primi sono arrivati a gennaio del 22. A 29 gennaio. L'ultimo è arrivato il 21 giugno. Poi ci siamo noi. Ah, ecco dove l'avevo letto. Oh mamma mia. Vediamo neanche una penna. Che peccato. Ma vieni dalla torre da pena là. Bravo Alto. Tommaso. Bravo. Vabbè, dai, l'abbiamo trovato comunque. Aspetta. Allora cosa aspetta facciamo? Aspetta che faccio il video. Però io lo lascerei. Non ci lo lascerei qua sotto gli scalini, perché ha buttato lì in qualche maniera. Dai. Oh. No, non va. Ricky in quarta. Ragazzi, come avete visto, noi l'abbiamo trovato. Noi l'abbiamo trovato, solo che non abbiamo la penna per firmarlo. Non c'è la penna dentro. Nell'altro c'era però. Sì. La penna. Allora l'indizio. Hai visto che c'è l'indizio per ogni cosa? Sì. Attenzione, diceva. Indizio. Attenzione a non calpestarlo scendendo le scale. Però. Bisogna metterlo vicino qua alle scale. Ah sì, perché. Ma era lì. Perché l'ha buttata mai, non l'hanno buttato bene. Perché non, così non lo calpesti? Certo. Bisogna metterlo lì sotto. Metti se sotto le scale. Mettilo sotto il gradino lì. Comunque, grazie Tommaso, l'hai trovato, sei. Bravo Tommaso, dov'è che era? Proprio qua. Era quella pigna lì e sta roba. Però scendendo le scale, qua sono appena finite le scale, quindi non dovrebbe essere sbagliato. Sì. Non so, non si capisce. Non si capisce.
sei un esploratore. Sì, trovato. Anche se sono tutto sudato. Pensavo che fosse quel pezzo lì arancione che poi... Io lo metterei qua, sinceramente. Oh, alla fine non ho capito, raga, cos'è quel pezzo arancione lì. Raga, se qualcuno viene a trovarlo, è qua. Alla fine no, non si dice. Io lo lascerei qua così. Sì. Eh? Sì, è più... Ragazzi, è più... È più giusto qua. Attenzione, esatto, a non pestarlo scendendo. Poi, che poi è attaccato anche... Senti che è... Ma... Okay. È magnetico, è magnetico, è quindi, calamita. Quindi è giusto qua, esatto, attaccato alle scale. Là l'hanno buttato perché qualche deficiente l'ha buttato uno lì. Uno scende, non lo vede, e però dice all'indizio, vero? Infatti. All'indizio. Infatti qua, secondo me, questo qua è un punto di riferimento per l'indizio. Infatti. Bene, bravi. Bon. Bene, bene, ci siamo divertiti. Oh, ma non è finita qua. Quanti ce ne sono qua? No, qua niente, però troviamo da un'altra parte, andiamo. Vogliamo andare in macchina da un'altra parte? Sì, se ne scegliamo uno qua vicino. Aspetta. Forte però, ti ho detto. Ok ragazzi, scusate se non ho ripreso dal telefono, ma come al solito ho la memoria piena. Però, per fortuna, io sono stato furbo. Mi sono portato dietro la GoPro, quindi abbiamo registrato con la GoPro. Ho registrato un pezzettino io. Ha registrato lui e dopo abbiamo... Facciamo un giro dall'altra parte. Sì, quest'albero qua è un po' inquietante. Vabbè, adesso andiamo a cercare un altro geocaching. Sai venire di notte qua? Infatti dicono di non venire di notte. Non venite di notte ragazzi in pineta se dovete fare geocaching. Anzi, non andate di notte in pineta in generale. Però munitevi lo stesso di torce. Munitevi di torce perché può servire. E scarpe. Non è mica quello di prima? No. Oddio. Andiamo anche a fare urbex. Vabbè, comunque ragazzi, se non l'avete ancora fatto, lasciate un like perché guardate quanto siamo sudati. Guardate che bel video che vi stiamo portando. Lasciate un like ora. Ok ragazzi, adesso stiamo andando a fare mezzo urbex. Ciao ragazzi. Mezzo urbex. Il numero 13. No vabbè. No, passaci sopra di chi? Una gabbietta. Aspetta che inquadro. Dai, tacco più la luce, cabbone. La torcia. Anche questo fa parte del complesso di tutti questi bunker venivano utilizzati un po' per le munizioni, un po' per l'avvistamento e anche per sistema di difesa, quindi utilizzato dai tedeschi per sparare contro le truppe alleate. Ragazzi, vi acceco. Vai di chi? Avete visto lo spessore dei muri? Qua potevano sparare anche i missili, tanto qua non andava mica tutto il cemento armato e sarà... Come hanno fatto a far andare dentro la Fanta, tutte quelle robe lì che ci sono in fondo? Perché una volta era aperto e la gente ci andava dentro. Adesso l'hanno chiuso. Adesso, tutto pieno di rifiuti. Tutto legato, mi pare, sai? Questo circuito qua di bunker è tutto legato. Conosco anche uno delle persone che se ne prende cura. Oh, scusa, Ricky. È quello dell'auto. Il numero 13. Sono 22, mi pare, in tutto. Andiamo. Non so. C'è scritto anche, non mi ricordo bene. Madonna, penso... io sono tutto sudato. Anch'io. Certo che però mi va a alzare appena Tommaso. Cioè. Arrivo. Ricky, vieni. Sì, arrivo. Sono qua. C'è una grappa. Che sia stabile. Madonna, guarda che grata forte che questa. Ma si è mossa tanto che non mi fido. No, andate sotto. Dicky, fai con la torcia. No, ci dentro, va Riccardo. No, non ci vado dentro. Andiamo giù di qua. Andiamo giù di qua, Ricky. Va bene. Che bello, un bel... È un bambino questo naso. No, non so. No, è una grappa. Il bunker. Sputava come l'acqua piovana, forse. Forse. Può darsi. Come l'altro. Allora, se andiamo di qua, torniamo la macchina, oppure facciamo tutto il giro. Ma non ci sono bunker là. Facciamo cioè, sì, giro, ci sono, dai. Però dopo non riusciamo più a fare gli altri due. Di geocaching. Mille.
Papà? 100.000. Bello, bello, grazie papà. Anche a me, perché è bello trovare delle robe nascoste che male la gente ci passa e non se ne accorge neanche, ma ripassa. Sto posto da anni e non sa dell'esistenza di questa cosa che è lì a due. Guarda dove siamo arrivati. No. Dove eravamo prima? Io pensavo fosse un'altra, dove eravamo prima. Siamo di qua. Sì. Ah, tra poco ragazzi. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Là, siamo arrivati. Là c'è il lago. E adesso andremo a cercare il geocaching. Come vedete siamo in piena campagna. E niente, tra poco. Raga, abbiamo scoperto che il geocaching è a 10 minuti a piedi da qua, quindi dovremmo camminare un bel po'. Dovremmo camminare un bel po'. Ci vediamo dopo. Forse che ci convenga andare per là. Scusa. Che ci convenga andare giù di là. Allora, sei là, no? Eccola, ma là c'è un edificio però. Va bene, sì, sì, mi sembra un'idea. Una bellissima idea. Meno male. Guardate ragazzi. Guardate ragazzi che bellissimo video. Naturale a due passi dal mare, dal bosco, si trova in una delle stazioni più belle del parco. Qua fare il bagno sarebbe bello. Costituisce al suo interno un vero tesoro. Qua veniamo a farci il bagno. Il monumento cinquecentesco, simbolo della grande bonifica estense. Ti diamo l'indizio. Guarda qua, cosa c'è qua, papà? C'è? Vabbè, sarà qualcosa. Perché cosa da andare nei campi, ha detto. Sì, esatto. La cage o la cache? La cache. Il catch, vabbè, sì, quel geocaching in pratica. Catch. Ecco qua. Permetterà di ammirare. Ciao. 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 Cosa c'è? Anche qua non ce l'abbiamo la penna. Ah, vabbè. Non possiamo segnarci. Andiamo di qua. E c'è scritto. Ci permetterà di ammirare e apprezzare questo luogo. Obbligato a portare a casa i rifi, vabbè. Parcheggio disponibile nelle vicinanze. Possibilità di fare pesca e picnic. Portatevi una penna per il vlog. No, vabbè, ma quanto è bella l'immagine di copertina da fare qua. Raga, come avete visto abbiamo fatto le immagini di copertina. Qua c'è un albero e qua c'è il canale, che non è il canale YouTube. Sono canali. Si regge sta roba? In teoria sì, in teoria. Oh, ci sono due uomini là però, eh. Andiamo Tommaso. Arrivo. Beh, tolgo lo zoom. Boh. Trovato il 10. No, no, non vogliamo spoiler dopo. Ah, ok. È proprio bello qua. Che pomeriggio che è passato. Ragazzi, che zitto, ho fatto un video per là. Arrivi. Quanto manca? Mancano 45 metri. Parla lì. 45. Dove l'hai visto? C'è anche scritto qua. No, che sono appena visto. Cosa hai appena visto? Guarda! Una torre d'avvistamento. Una torre. D'avvistamento cosa vedi? È il momento di darti l'indizio. È il momento di darti l'indizio. Dai. Metallico. Metallico.
Metallico. Oh, cos'era? No, no, non era metallico. Metallico, una roba del genere. Era magnetico. Magnetico, scusa. Effetto indizio magnetico. Magnetico. Difficoltà 2,0. Allora, intanto direi di fare una pausa qua, andiamo sotto, sì, a vedere. E dopo arriviamo a giocare. Faccio anch'io un video. Sì, regista, dai. Così attenti a non far cadere la roba in alto. No, no. Per il nostro canale. Sì. Attenti a non far cadere la roba in alto. No, no. Tommaso. Fai la recensione. Bellissimo. Ok. Ragazzi, stiamo andando a vedere una torre di avvistamento che ci farà vedere. Ma che bello che c'è su. Per me il geocaching è qua. No, no, non è qua. Sì. Se è. Se è magnetico. È la torre. È la torre, non è qua. E intanto che registro faccio anche delle foto, perché si può anche fare le foto. Attento a. Mi hanno dato una cosa, però là la villa c'è una finestra aperta, non so per quale motivo. Boh. E adesso andiamo a cercare il geocaching. Andiamo a trovare il geocaching che si trova qua sotto. Un po', no, un po' più in, no, qua sotto. Sì. Qua sotto. Io ho capito che era un po' più in là, però vabbè. Andiamo a vedere il geocaching. Bello che il lago, eh? Sì, sì. Tanto Tommaso ha detto che è fantastico. Boh. Vieni Ricky. Andiamo a vedere. Sto registrando. Vieni. Sto provando a registrare. Siamo sopra? Noi siamo qua. È là il geocaching. Come è possibile che sia là? Forse dobbiamo fare. C'è tutto fango. Raga, qua c'è la barca e fango, ma qua non è qua, perché guarda, fa vedere. Fai vedere il geocaching. Guardate, qua è dove siamo noi, il puntino blu, sì, e quello verde è il geocaching. Infatti, quando ho cliccato naviga, mi diceva di tagliare il lago come. Tagliare il lago? Beh, mi faceva come la striscia per arrivare, mi diceva di andare sul lago con la barca, forse. Probabile. Ma c'è dell'acqua dentro, però. Vabbè, ci sediamo lì, nella panchina. E si affonda? Ma dopo come facciamo a tornare? Non abbiamo nemmeno i remi. No, papà, stai venendo via! No, no, sì, sì. Ma non può essere qua. E qua c'è una roba da slacciarla, però, qua. Non è che prendo una barca per due. Per il giochetto. Ah, infatti non va via perché è legato. Appunto. Oh. Ricky, te non sai. Cioè, te non sai come ci si arriva. Cioè, non so, non riesco a capire come. C'è scritto che la difficoltà è a 2. Il massimo è tipo 5, una roba, sì, del già, o 3, sì, non so. Se è a 5 è molto difficoltoso. Come ci si stiamo allontanando? No, 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 dimmi. Mi è strano che dobbiamo oltrepassare il lago per andare. Era bisogno. Siamo già oltre. Ma perché per me andando dritto dopo là c'è una strada, guarda che gira. Andiamo in fondo, dai. Ragazzi, questo geocaching è un po' difficile. Non stiamo capendo niente. Ah, perché stiamo andando in là, dopo si gira qua, papà. Sì, ma qua si gira però. Raga, qua non c'è niente, Solo foglie, foglie e ancora foglie. No, c'è, raga, c'è una macchina, in fondo. C'è una macchina in fondo. Sì, qua è dove. Guarda, oh. Là. C'è una macchina. Per forza sono quelli che vanno a pescare. Sei sicuro? Sì. Venivo qua a pescare con mio papà andavo lì. Grazie, l'argine, poi che prosegue dall'altra parte, non è qua. E dove è il geocaching? Questa è la torre d'avvistamento. Proprio lì in mezzo. Non è che è sotto la torre. Andiamo a vedere.
Raga, adesso sto registrando con la GoPro. Io sto registrando con il telefono. Sto registrando con la GoPro perché... Perché raga, perché abbiamo... Siccome il mio telefono è pieno con la memoria, si sta per riempire con la memoria, allora registrerò con la GoPro. No, loro sono qua che si mangiano le more. Ragazzi, vi faccio vedere una mora. Come è fatta? Ah, una formica. Vai via. Show show, devo mangiare io qua. Che belle dolci. Anche io mi sono punto adesso. Ma questo è un giocatching o mangiamo le more che ci capitano a caso? Mangiamo le more e cerchiamo giocatching. Ragazzi, da questo momento il titolo si cambia da cerchiamo un giocatching a mangiamo delle more a caso. Tommaso. Sentite quanto vento c'è. Come fanno a sentire il vento loro col video? Nel video si sente rumore. Ragazzi, un'altra notizia, una nuova news. La toilette è guasta. Che è rotta. È guasta. Faccio vedere. Arrivo un secondo. Ah, vuoi un ma no. È rotto. Purtroppo è rotto. Ragazzi, andiamo alla ricerca del gioco. Ma che vuoi fargli vedere? Mancano 140 metri per due minuti. Ecco. Sul telefono la vedo. Ho messo Giocatch a piedi. C'è scritto che mancano due minuti. Raga, stiamo andando alla ricerca del Giocatching. Ci stiamo avvicinando. E stavolta lo troveremo. Speriamo. 100 metri. Come dice lui, speriamo. Raga, cioè, i navigatori stanno impazzendo. Dicono che tra 40 metri. Prima segnavano. Esatto. 30. Prima segnavano là, adesso segnano qua. Non capiamo. Di qua? 20 metri. 20? Non capisco niente di sta roba. Se va in primo, detto. 10 metri. Sarà qua. Sono lì. Dov'è il giochetto? 0 metri. Qua. Io mi fermo qua. 0 metri. Già. Qua. Metri. Qui. E poi mi dice che la freccia è qua. Qua il giochetto. Ecco, ha cambiato anche il mio adesso. C'è la freccia, lì qua. Però vinto dentro al laghetto. Dentro il laghetto. Ed è lì. Eh sì. È lì il giochetto. Bisogna andare con la barca. Magnetico. La barca di cos'è fatto? Guarda quante ciliegie la barca. Sono ciliegie. Adesso vediamo cosa sono. Sono bacche secondo me. Sì, anche secondo me. Lo si fa capire come sono. Con Google Lens. Dobbiamo tornare indietro perché d'altronde ci dice. Cioè, ma come se fosse qua? Ma per me bisogna prendere la barca per me per andare lì. Anche secondo me perché... Ma vedi? Dice... Un peletto... Però ragazzi, magari qua... Vedete che lì c'è la terra? Mari si è staccata, prima c'era terra, quindi l'hanno sepolto quando c'era ancora terra. Sì. Magari adesso si è staccata. No, adesso vediamo... Guarda quando l'hanno nascosto. Aspetta, proviamo a vedere quando. Febbraio l'hanno visto. 18 febbraio 2022. Adesso proviamo con giochetto così. Siamo un po' in casino. Che dice verso sud-est? Ma cambia sempre. Sud-est, lì. Sarebbe qua sud-est. Ma per me qua c'era una barca, per me era lì in mezzo. Ma è quella barca là, sai? Che sia quella barca là? Quella torre d'avvistamento, no? Perché tanto ci vanno tutti lì. Perché l'hanno buttato in acqua? Ma no, ci deve essere qualcosa che lo tiene. Che lo tiene. Da qualche parte. Se è magnetico o è attaccato sotto qualche tubo di ferro, chi lo sa. Questa vegetazione qua non andrà da nessuna parte. Ma il bello è che è qua, però non capiamo dove. Ma
Si dice magnetico. Magnetico sarà qua. Allora, è bello. È qua, da qualche parte è qua. Deve essere. Madonna, deve essere qua. Sono magnetiche almeno. Perché mi dice sempre che è qua? Mi dice che è qua. Papà, è qua. Mi dice che è qua. E diceva anche che era la certa parte là. Magnetico, la barca potrebbe essere magnetica. No, dietro lì c'è la barca. Allora, e quella là è magnetica però. Aspetta che vediamo. Ma sì, dai, sarà in mezzo alla palude, vuoi che sia. E qua sotto proviamo a vedere. Raga, prova a vedere qui. Sotto la torre. Magnetico. Magnetico. Questo è tutto magnetico però. Qua è tutto magnetico però. Dove può essere giochetti? Giochetti, giochetti, dove sei? Si sa anche cos'è, se una scatola, cos'è? Micro, dice, micro. Piccolissimo. Piccolissimo. Che sia qui dentro qualche cubo qua. Solo che qua c'era il coso. Solo che adesso. Il pontile. Ecco. Tieni duro, Tommaso. Sta attento. No, dai, è pericoloso. Dall'altra parte, metti su quelli. Dammi la mano, dammi a sinistra. Attenzione, vai piano. Ci sto controllando. Si vede? No, si vede solo, si vedono solo i tuoi piedi. Non si vede niente. No, no, non staccare, non staccare, non staccare. Non l'ho staccato. Casca la roba dentro. Allora qua dovrebbe essere in teoria lì, giusto? Ma lì come si fa? Ma lì non si arriva. A meno che questa barca qua, ma neanche ci fossero i remi. Ricky, guarda come è in mezzo alla vegetazione se ci sono i remi. Qua c'è una roba incatenata, ma... Raga, qua c'è qualcosa di legno, però non vedo se è un remo. 5 metri. 5 metri da qua? Da qua, da dove sono io? 6 metri. No, ho cambiato ancora. 7. Che si allontana sempre di più. 6. 5. 5 metri. È qua. È qua nella barca. Qua nella barca, è da qualche parte. A meno che... Aspetta, fermo, ti indurro un po'. Ma si è sentito che va dentro. Ma è chiuso, no? È chiuso, ma... Raga, però lì mi sembra di vedere un'isola, tipo che ci si ferma. Però vedi se sono vicino da qua. Io mi siedo. Quanto? Un metro. Allora è lì sulla barca, Lì c'è una roba magnetica. Un metro, e sarà lì in mezzo. Mi diceva che era in mezzo al verde, ma chi è che lo prende? Prima in mezzo all'acqua, poi in mezzo al verde. Guarda che sei in mezzo all'acqua, papà. Per me è lì in mezzo, per forza. Lì c'è anche un albero piantato. Ah, forse ho risolto. Perché? Vedete che lì c'è un albero? Per me lì prima si poteva passare, solo che adesso non l'hanno tagliato e magari lì in mezzo c'era un qualcosa, un tombino sotto qualcosa. Magnetico, un tombino fatto di metallo, è magnetico e l'hanno messo lì. Un tombino lì in mezzo, Tommaso. Sì, ma la vegetazione adesso bisognerebbe venire con la stranga lì, con qualcosa.
Cioè, ragazzi, vi faccio vedere dove siamo. Cioè, qua non c'è nulla. Poi la palude, qua, piante e Riccardo. Ci sono io e ci sono anche i ragni in mezzo all'acqua. Che schifo. Raga, mi si è fermata la ripresa dal telefono perché ho la memoria piena. Adesso sto registrando dalla GoPro. Esatto. E non riusciamo a trovare il giudice. Vabbè, un po' piccolo questo, c'è scritto micro. Micro. Sarà piccolo come la tua GoPro? Più piccolo forse. Guarda che non sia lì in mezzo a ste paglie. Ascolta, proviamo a pestare lì l'erba e arriviamo fino all'albero, no? Tommaso, sei magnetico, vuol dire che deve essere attaccato a un metallo. Metallo? Lì. C'è una roba di metallo lì attaccata alla barca, vero Ricky? Sì, è metallo quello. Sì, quello lì è metallo. Ma gli unici metalli che ha questo qua sono i ganci di fuori, ma basta. Non c'è niente. Io vorrei restare qua per sempre senza fare i compiti. Allora qua nessuno che ti rompe le scatole, sei in mezzo alla palude. Ma non è che l'hai messo al suo posto, No, ma per... Ma a parte... Come l'altro, hai capito? Guarda, però quello lì è di metallo. Infatti ti ho detto io. Potrebbe essere stato qua magari. Appunto. Questo è il gancio, ma è normale che ci sia. Fammi vedere. Ricky, tieni la GoPro. Anzi, il telefono, mettilo qua. Metti il telefono, tieni la GoPro in terra. Questo è il gancio che tiene ancorata la barca e basta. Fammi vedere perché. C'è il micro. No, non c'è dentro lo spazio. Scusa, vitti qua, si stacca la barca. Tira sulla terra, perché ti senti per terra? No, c'è il tronco. Non c'è un segno quel particolare? Guardate se c'è qualche colore strano qua. Non è questo? Da su, no, è quello che slaccia la barca, di volta lo cavava via la barca. A parte che la barca è già slacciata per quanto su. Vabbè, dai, comunque il posto è questo, pazienza. No, sarà qui, ecco. Vediamo se quei mezzi sia qualcosa carico. Quanto ti segna la qualità? Lì il telefono, lì per terra. Dai, devo. Sette metri, otto metri. Non è che sia là, ma perché ma lì non c'è più il ponte, però lì non c'è, non magari c'è... lì prima si arrivava a quel ponte e da qualche parte c'era qualcosa di metallo, perché vedi che ti dà 4 metri. Se io mi sposto là mi danno sempre meno. Prova, mina là col telefono, la provo là. Sì, dai, comunque quello. Sicuramente era la fine del pontile. Ma scusate, si passerà anche per la strada? No, qua. Probabilmente quando là. Sta attenti. Sono 5 metri, no? Se io faccio così, scalano, diventano 4, perché prima erano 4. E se, non è che sia. Probabilmente l'avevano nascosto lì. Per me, guarda, quello lì è metallico, quello lì in acqua. Sì, tieni. Però non riusciamo mica a prenderlo. Prima dal pontile cosa facevi? Ti agganciavi lì al metallo e lo tiravi su, era probabilmente lì. Quello lì era, raga, probabilmente è qualcosa. E magari lì era infilato dentro uno di quei buchi lì, hai capito? E te non riesci ad arrivare lì? Non faccio, potevo cascare dentro. Fa tanto che cade roba giù, Sì. Ok? L'unica spiegazione è che qua c'era il pontile prima. Che adesso si è rotto. Adesso si è rotto, che c'era troppa gente che ci veniva, chi lo sa, e hanno deciso di toglierlo. Quando l'hanno trovato l'ultima volta? Guardaci. Questo l'ha nascosto a febbraio del 2022, l'ha nascosto. Vabbè, andiamo a casa perché da qua non si va oltre. Abbiamo visto che gli altri li abbiamo trovati, no? Vuol dire che questo qua l'hanno messo male o l'hanno buttato via. Toh, Tommaso. Ricky, vai. Attento al telefono. Peccato. Qui non è colpa nostra, ragazzi.
Qui è colpa o della vegetazione o di un deficiente. Vabbè Ricky, allora anche questo episodio, il primo episodio di Geocaching è finito e le persone cosa devono fare? Allora iscriversi al nostro canale. E se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanellina e su tutte per ricevere ogni notifica su quando pubblichiamo i video. E non dimenticate di lasciare like se questo video vi è piaciuto. Okay. E niente Riccardo, ciao!